ragazze, bentornate sul canale. Sì, video regali di Natale, ve l'avevo detto che l'avrei registrato, oggi avevo un po' di tempo, ok, registro, ho detto. Bene, se vi chiedete ragazze cosa ho utilizzato per questo look, non disperate ragazze, assolutamente, perché l'ho appena registrato, quindi vedrete tutto tranquillamente in questa settimana. Sto registrando qualche video in modo da poi poterlo montare e non tenervi senza video, assolutamente. E siccome appunto avevo un po' di tempo, ho detto ok, registriamo il video regali di Natale, perché so che fremete dal sapere cosa mi hanno regalato in più rispetto a quello che avete già visto. Anzi ragazze, se tanto vi lascio il link anche giù nell'info box, c'è una prima parte dei regali di Natale per chi se la fosse persa, che sono i regali che praticamente mi hanno fatto il mio ragazzo e i miei genitori, perché siccome loro mi hanno dato un budget e io ho fatto degli ordini su Nabla, Mulac, insomma vedrete tutto in questo video che appunto ho già postato, cioè, che ho già caricato qualche giorno fa, anzi insomma forse qualche settimana fa, una barra due settimane fa. E niente, quindi vi lascio tutti i riferimenti giù nell'info box. Anzi, se non vi siete ancora iscritte al canale, ragazze, fatelo attivando la campanellina per non perdere i prossimi video. E poi giù nell'info box ci sono anche tutti i riferimenti ai miei social, Instagram e Facebook. Quindi ragazze, iscrivetevi perché lì posto veramente tutto quello che mi capita. Detto questo, ragazze, iniziamo perché sono tante le cosine da farvi vedere, non vedevo l'ora. Allora, vi dico, ora non vi dico chi mi ha regalato cosa, comunque diciamo in generale vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Allora, mi è stata regalata da un'amica questa saponetta qua del Dr. Taffy, Kenaf Carcadea, saponetta bio profumata e ha un odore buonissimo. Io di Dr. Taffy, ragazze, non ho mai provato niente, quindi sono veramente molto curiosa, me ne parlano strabene di Dr. Taffy e è una saponetta che penso di utilizzare proprio, anche se molti lo utilizzano anche come profumo armadio, cassetti, eccetera, però ha un profumo veramente delizioso, ragazze, mi piace un sacco, profumatissimo di fiori. Poi mi hanno regalato anche questo gnomettino qui, che lo adoro, è questo gnomettino senza occhi, diciamo, perché ha il cappellino calato, carinissimo, che lo metterò sicuramente sulla mia mensola. Poi mi hanno regalato anche, siccome sanno evidentemente che io sono una patita delle colazioni, mi hanno regalato ovviamente la tazza con la scritta Cereals d'oro, vedete questa scritta qua, e che userò assolutamente per fare colazione la mattina, ragazze, perché voi lo sapete, il mio pasto preferito è proprio la colazione la mattina. Io non riuscirei, come fanno invece tanti, ad uscire senza far colazione. Per me è la base fondamentale, cioè io esco la mattina ma devo avere fatto colazione, perché dopo una mezz'oretta che mi alzo devo mangiare. Io mi alzo, faccio la doccia, quindi passa una mezz'ora fra una cosa e un'altra e devo assolutamente mangiare, se no divento proprio irascibile, cioè non si ragiona con me senza colazione. Poi mi hanno regalato questo paio di guanti qui che adoro, è un'amica che mi ha regalato questo paio di guanti, ragazze, che sono di OVS e hanno il touch proprio, cioè sono guanti che hanno appunto i rinforzi apposta per essere utilizzati con il cellulare, questi qui che adoro, perché io è una cosa che non sopporto quando non riesco a spippolare quando ho i guanti e devo toglierli, no, devo poter utilizzare il telefono anche con i guanti, assolutamente, con questi pompon deliziosi. E mi piace un sacco perché appunto è il mio colore preferito, come vedete, nel senso io rosa cipria, rosa antico lo adoro, cioè sono proprio i miei colori preferiti. Poi mi hanno regalato questo bagno schiuma qui dei Tesori d'Oriente, bagno crema aromatico alla rosa nera e labdano, sì, e che mi piace tantissimo perché ha una, a parte che ha una profumazione veramente buona, e poi, sì, perché è proprio dura da aprire, e poi è una confezione molto grande e io mangio bagno schiuma come se non ci fosse un domani e quindi mi fa veramente comodo. Un'altra amica mi ha regalato il Fenty Beauty Flyliner, quindi l'eyeliner di Fenty Beauty, che è quello che mi vedete oggi, che io pensavo fosse matte, in realtà è luminoso, perché comunque è più lucido come finish, però non mi dispiace, anche se io sono amante degli eyeliner
più che altro di quelli opachi, devo dire che a questo non mi dispiace. La cosa bella di queste line, che mi sono resa conto utilizzandolo proprio oggi, che scrive bene sugli ombretti metal, perché comunque ho degli ombretti parecchio luminosi adesso e lui scriveva veramente in un secondo, non perdeva, ecco, nel tratto. Dall'inizio alla fine scriveva che era una meraviglia e non è una cosa scontata, devo dire. Mi piace veramente un sacco, sì, mi piace veramente tantissimo. Penso che quando finirò questa taglia, che è la taglia, diciamo, deluxe, credo, cioè non è la taglia quella grande, lo comprerò, perché è un eyeliner che veramente è ottimo, anche se è luminoso e non opaco. Io prediligo quegli opachi, devo essere sincera, però per la scrivenza che ha, a seconda di quale look uno fa, non mi dispiace nemmeno questo. E adesso, ragazzi, aspettate, allora, anche questo, giusto? Perché pensavo fosse già arrivato il momento, però aspettate. Allora, mi hanno fatto anche questa tovaglietta qua con la scritta chiara e tutti i trucchi, ovviamente. E è una tovaglietta da mettere sulla scrivania, quindi lavabile proprio per truccarsi, eccetera. Quindi mi piace veramente tanto, perché comunque io non... siccome ho una scrivania in legno, metto sempre qualcosa sopra quando devo appoggiare i prodotti, eccetera, per non macchiare il legno. Quindi questo mi fa veramente comodo. Poi il fatto che sia personalizzata così, con i trucchi, col mio nome, cioè top, veramente top. E poi, ragazze, veniamo a noi. Allora, aspettate, allora, eccolo qua, eccoci qua. Sephora, ovviamente, con la mega scatolona. Ok, allora vi faccio vedere pian piano. Allora, mi hanno regalato questo set qua di maschere Experiential Mask Set. Sono quattro maschere al carbone, quella bubble, primer, insomma ce n'è per tutti i gusti. Tanto poi semmai le proveremo insieme, ragazze. Sono maschere in tessuto, mi mancavano assolutamente, quindi top. E poi veniamo a questa scatola qua, dove ho messo insieme un pochino di cosine. Questa scatola qua, sempre Sephora, cioè sono stata abbonata a Sephora quest'anno. Sephora mi dovrebbe dare veramente un premio per i regali che mi hanno fatto. Allora, questa qua è la scatola che ha ordinato mia sorella, perché lei mi ha ordinato il regalo online. Ora dentro ci sono anche altre cose, non solo il regalo di mia sorella, ma ci sono più cose dentro, perché le ho tutte raccolte qui dentro. E vi faccio vedere cosa mi hanno regalato. Allora, a parte tutti, allora, nell'ordine di mia sorella, innanzitutto vi faccio vedere che c'era questo segnalibro qui, che metterò assolutamente in agenda, fatto a forma di rossetto, carinissimo. Poi, vabbè, il vari bigliettino di auguri che mi ha scritto lei. Poi mi ha regalato questa mia sorella, mi ha regalato questo set qui di maschere. Questa qua, vabbè, è il cerottini per i punti neri, questa maschera qui, che è quella sempre tutta dell'edizione natalizia, che è quella per il contorno occhi, antifatica e antiborse occhiaie. E questa è la maschera invece labbra, che mi piace da morire, perché comunque, avendo le labbra molto secche in questo periodo, in realtà è quello che volevo, perché la sarei comprata, devo essere sincera, che ne ho parecchio bisogno in questo periodo. Poi mia sorella mi ha regalato questo kit qua di Fenty Beauty, dove c'è dentro l'illuminante, l'highlighter e il gloss bomb in versione piccola. Vi faccio vedere, allora, eccolo qui, perché questo su mio suggerimento, perché gli ho detto, siccome tanto, voglio dire, un illuminante a me dura un'eternità, perché ne ho tantissimi, cioè prenderne uno in versione grande, cioè non mi sarebbe servito a niente. Invece questo kit qua viene sulle 20 euro, e anche per quanto riguarda il gloss, perché io non sono un'utilizzatrice compulsiva di gloss e nemmeno lo uso tutti i giorni, quindi per me un gloss, sapete quanto mi dura, quanti mesi mi dura, quindi era inutile prendere la versione grande, che costa tantissimo, quando magari ho modo di provare dei prodotti a un prezzo più accessibile. Quindi per me queste mini taglie sono veramente ottime, ecco, come proposta. Quindi il gloss bomb, che è questo qui, che ha una profumazione, dice, buonissima, io non l'ho ancora sentita. Sa di caramella, ragazze,
È buonissimo, sa di caramella veramente. E questo illuminante qua che è Asla Baby della appunto linea Kilowatt Freestyle Highlighter, questo qui, ed è questo colore qua super bello, è quello che mi vedete oggi perché l'ho utilizzato proprio per questo make-up. È veramente, ve lo swatcho al volo, questo color dorato qui. Stupendo, non ha una base scura, quindi anche su una persona chiara come me va strabene. È veramente bellissimo perché è multiriflettente, nel senso è un rosa pescato con riflessi dorati, strabello. Anche perché, ragazzi, ci sono 2,2 grammi di prodotto, appunto, per un illuminante sapete quanto mi durerà? Una vita e mezzo e non basta. Poi mi hanno regalato anche, vi faccio vedere, preparatevi perché questo è un'altra cosa altrettanto stupenda, da Eyebrow Addicted. Questo kit qui di Benefit nella tonalità 5, il Bigger and Bolder Brows, che è questo kit qui con il cabrow, il mascara, la matita illuminante e il set con gli vari stencil per le sopracciglia. È fatto così, in questa scatola di latta qui, e dentro ci sono tutti i prodotti, eccoli qua. Cioè, adoro, quando l'ho visto non ci volevo credere. Solo che devo passare da Sephora, infatti io non ho aperto la confezione. Devo passare da Sephora per sentire se ci fosse, infatti non ho aperto niente. Devo sentire se ci fosse la colorazione più chiara. Ho visto che ci sono solo di tre tonalità, però devo rendermi conto perché io non vorrei che, siccome mi è stata regalata nella tonalità 5, che la tonalità 5 sia un pochino troppo scura per le mie sopracciglia. Perché io sì, ho i capelli scuri, però non tendo a farle eccessivamente scure, soprattutto nella parte iniziale. Quindi ci fosse una tonalità più chiara, preferirei cambiare il colore. Tanto lo scontrino ho tutto, quindi sono, cioè non ho aperto niente, quindi comunque volevo vedere se avevo la possibilità, cioè se c'era una tonalità più adatta a me, altrimenti va benissimo questa. Vuol dire che non marcherò molto, ragazze. Se qualcuna di voi ha questi kit qua, qualche prodottino, me lo faccia sapere, insomma vi faccio già sapere come si è trovata. E poi veniamo all'ultimo e vi faccio vedere cos'è. Eh sì, Victoria's Secret, una valigia proprio, una valigia, e questo è il regalo di Simone. Nel senso, allora lui è vero, mi aveva già fatto i trucchi, mi aveva già fatto tutti i prodotti che avevate visto anche nei vari video, insieme ai miei, nel senso mi avevano regalato un po' l'uno, un po' l'altro. Però ieri è venuto e mi ha voluto fare questa sorpresa perché Victoria's Secret ha aperto a Pisa e lui passando ha detto: ok, sono voluta entrare dentro e quindi qualcosa ti dovevo portare. Anzi, lui mi ha detto: è Oliver, cioè il nostro cane, che te l'ha fatto il regalo, non te l'ho fatto io te l'ho già fatto. E lui ha insistito per farti il regalo, quindi che amore. Allora, mi ha regalato, vi faccio vedere. Allora, questo set qui di Bagnoschiuma, che è questo qui nella profumazione Romantic, questo che è un, sì, qual è il bagnoschiuma? Questo è il bagnoschiuma, questa è una crema corpo profumata e questa è la mist corpo. Quindi questi tre prodotti qui. E poi vi faccio vedere l'altra confezione che è veramente enorme. Ed è questa qua, con tutte le acque profumate di Victoria's Secret, Pure Seduction, Temptation, Coconut Passion, Love Spell, Acqua Kiss e Romantic. Ed eccole tutte qui. E niente, ragazze, volevo troppo farveli vedere perché, insomma, lo sapete, ragazzi, mi piace condividere con voi quello che ricevo. Devo dire, sono stata felicissima quest'anno perché comunque sono stati veramente tutti regali strabelli per me, per la mia passione che ho. Quindi comunque, insomma, diciamo che le persone che mi stanno intorno mi conoscono, quindi mi conoscono molto bene, sanno che essendo patita di make-up, comunque prodotti skincare, eccetera, non c'era niente di più bello. E niente, ragazzi, quindi questi sono appunto i regali che ho ricevuto. Aspettate che vi sistemo, eccolo.
E questi ragazzi sono tutti i regali che ho ricevuto. Fatemi sapere, ragazzi, se qualcuno di voi ha qualcuno di questi, come si è trovato, insomma, scambiamoci qualche idea, qualche consiglio, qualche suggerimento. E vedrete man mano tutto all'opera, nel senso che quando caricherò questo video sicuramente sarò già andata a Sephora per sentire un attimo come fare per questo kit qui. E niente, ma magari vi scriverò poi nell'info box come andate, tanto comunque ci teniamo informate anche tramite Instagram, tramite Facebook. Anzi, ragazzi, trovate tutti i riferimenti giù nell'info box. Mi raccomando, iscrivetevi alle mie pagine e iscrivetevi anche al canale, ragazzi, attivando la campanellina, così non perderete nessun video. E niente, io vi ringrazio di cuore, come sempre, ragazze, siete un sostegno. Io rimango sempre stupefatta, rimango sempre felicissima quando ricevo un vostro messaggio e soprattutto per quello che mi dite. Rimango veramente non contenta di più. Sono veramente felicissima perché comunque si sta instaurando un bel rapporto e soprattutto perché stiamo diventando veramente una bella community, ragazze, stiamo crescendo, siamo quasi a 800, cioè eravamo a 750 un mese fa, siamo quasi a 800, quindi 50 persone che si sono iscritte, per me sono tante, anche se comunque cioè, le iscrizioni non vanno velocissime, ma a me non importa, a me importa che voi troviate qualcosa di buono nei miei video e magari vi possono essere anche semplicemente di compagnia. Io non ho nessuna pretesa, ecco, di insegnare niente a nessuno. Io sono semplicemente una ragazza che fa video, non mi sono mai definita una youtuber perché io sono una ragazza che fa video, che condivide una passione con voi, perché ce l'abbiamo in comune, perché altrimenti non vi sareste iscritte al mio canale. Quindi semplicemente condividiamo insieme una nostra passione comune, quindi ci scambiamo consigli come se fossimo delle amiche, quindi a me va bene così e sono strafelice. Spero che cresca il nostro canale perché mi piacerebbe che diventasse un gran bel canale con tante ragazze, tante amiche, ecco, con cui scambiare consigli. E niente, ragazze, io che dirvi? Io vi faccio tantissimi auguri, tanto vedrete questi video comunque entro il Capodanno, credo, o comunque giù di lì. Quindi saremo sempre in clima natalizio, sempre in clima di festa. Io vi mando un grosso bacio come sempre e ci vediamo come al solito nel prossimo video. Ciao, ragazze!